Allora, questo mulinello ha la frizione, vabbè, la pretaratura che è con questo vitone. Quindi noi tariamo la frizione come desideriamo. Questa è la leva di libera che sgancia la bobina, lasciandola scendere verso basso. Una cosa molto interessante è questo piattello, il quale può essere schiacciato per bloccare la bobina, senza dover per forza andare a mettere il dito sulla bobina. Libero, arrivo sul fondo. E adesso la facciamo pescare. Quindi la calata con l'incicola classica, si cala sul fondo, dopodiché uno stacco dal fondo abbastanza rapido perché è il momento in cui il pesce più facilmente attacca l'artificiale. Dopodiché pian pianino, piccole cercate, uno slow cerche, e si arriva verso la superficie per poi farlo riscendere. Questo mulinello è un vero vericello, nel senso che se avrete la fortuna adesso di vedere un pesce all'amato, vi renderete conto di quanto sia facile staccarlo dal fondo e portarlo, si spera, in barca. Una bella cernia alessandrina, si è staccata dal fondo, è salita di quasi 10 metri. Un gran bel pesce, classica dei fondali rocciosi, l'importante è quando si riesce ad agganciare. In questo caso vedete che ha preso tutti e due gli ami dell'assist, anche se il primo in realtà era malapena sul lato.